Il concorso generale ed ecco le italiane che ieri appunto avevano ottenuto 18 e 800, terminando nel complesso soltanto settime, ma questo a causa del primo giorno veramente disastroso nella prova tre nastri e tre cerchi. Le ragazze sono Elena Noseda di Como, gareggia per la Mugio 75, Giusy Crimi di Lamezia, ma della società di Lamezia, è nata a Messina, Barbara Crivellari di Biella, Francesco Rigo di Pordenone, Serenella Colloca della Ginnova di Roma, Luciana Piloti dell'Ast Studium di Catania, quindi rappresentata in questa squadra veramente tutta la penisola. Poi anche Cinzia Ronda di Legnano e Daniela Ianzini ancora di Roma. L'allenatrice della squadra è Amalia Tinto, che è già da molti anni che segue questo gruppo, coadiuvata come assistente da Manuela Maccarani. E come coreografa Paola Righi. Come sentite, grande il tifo sugli spalti dei connazionali delle azzurre. Questo esercizio, oltre a essere di un elevato livello tecnico, è ricco di difficoltà sia a livello individuale sia a livello di scambi tra le ginnaste. La coreografia è stata curata molto attentamente perché potesse rispecchiare il carattere della musica. Come squadra l'Italia è presente solo in questa finale 12 clavette, mentre purtroppo siamo rimasti esclusi dalla finale 3 cerchi e 3 nastri. In ogni caso, complessivamente l'Italia si è classificata all'ottavo posto. E in questo esercizio prende uno onorevolissimo 19, un punteggio